Devo dire che noi come associazione di categoria e come pubblici esercizi dobbiamo fare la nostra parte. Molto è aumentato negli ultimi anni il consumo fuori casa, di conseguenza noi dobbiamo riuscire a offrire, oltre a qualità del prodotto, essere sostenibili, evitare gli sprechi e possiamo fare la nostra parte in maniera molto importante. Longevità, slow medicine, spreco zero e mindfulness per un futuro sostenibile. Il ciclo di incontri della tre giorni di Trieste Next Take Care prosegue anche nell'area talk di Piazza Verdi. La tutela della salute, che non gravi sulla società e sul pianeta, implica una profonda rivisitazione degli obiettivi di educazione, prevenzione e cura. Un'etica del vivere per un futuro sostenibile è possibile promuovendo anche la lotta allo spreco alimentare. Ma credo sia fondamentale che ci sia un confronto tra chi poi conosce molto bene la materia e può dare e fornire degli spunti interessanti anche alle nostre categorie. Un altro tema è la riduzione dell'utilizzo della plastica, materiale che a causa della pandemia, visto l'incrementare dei servizi da asporto alimentari, è aumentato prepotentemente. Ma questo può essere uno spunto per pensare a risorse alternative. Abbiamo dovuto usare moltissimo anche per le situazioni che abbiamo affrontato, quali quelle dell'asporto, il take away. Ovviamente la plastica ce n'è stata tanta. Adesso si sta già ovviamente pensando a nuovi materiali per essere ovviamente ecosostenibili. La peculiarità di Trieste Next è di mettere a confronto personalità del mondo della ricerca scientifica, del commercio, della cultura, dell'industria e di molti altri settori che solo cooperando assieme possono trovare gli spunti per sostenere la sfida alla ecosostenibilità. Questa sicuramente è fondamentale perché senza questi spunti noi non andiamo da nessuna parte. Siamo, come dicevo, giochiamo un ruolo importante ed è giusto condividere con ovviamente gli addetti ai lavori.